Partecipare ad una regata vera e propria significa cimentarsi col vento, spingere la barca al massimo delle sue prestazioni, confrontarsi con gli altri equipaggi, mettere a dura prova le proprie capacità fisiche e caratteriali. Il mare è roba per tipi tosti. Già questo per i normodotati è un'impresa impegnativa e difficile. Ci vuole concentrazione, coordinazione, rapidità di decisioni e sapersi muovere all'unisono con il resto dell'equipaggio. Figuriamoci poi se abbiamo anche dei deficit dovuti alla propria condizione psicofisica. Ma è questa la vera sfida per chi soffre della sindrome di Williams: dimostrare che si può fare tutto e di più se si è ben indirizzati, dimostrare che non si è un peso per la società, ma bensì una risorsa. Far vedere a tutti che chi ne soffre ha abilità diverse da chi invece si considera normale. L'associazione genitori sindrome di Williams, dopo aver circonnavigato la penisola italica sempre a bordo di una barca a vela, ora si lancia in una nuova sfida. I suoi ragazzi parteciperanno a una regata vera e propria. Questa volta ci apprestiamo a partecipare a una delle regate veliche più importanti del centro Italia, la regata del Dorico, che si terrà 28 e 29 settembre prossimo. Questa nuova avventura l'abbiamo pensata non tanto per il risultato che ci darà la regata, la competizione, soprattutto perché è una vetrina molto importante che ci darà la possibilità di parlare della nostra associazione, della nostra malattia e di far vedere soprattutto quello che noi predichiamo da tanto tempo, che dei ragazzi con disabilità, se seguiti, se spronati, se aiutati, possono dare molto nella vita, possono essere partecipi nel lavoro, nello sport. Ovviamente equipaggio misto e skipper di grande esperienza per guidare i ragazzi in questa nuova affascinante avventura. Chiaramente il nostro obiettivo è quello di partecipare con i ragazzi e quindi di finire la regata. Le insidie sono, chiaramente non l'abbiamo mai fatta, quindi è la prima volta che come associazione facciamo una regata che comunque durerà diverse ore, e l'obiettivo appunto è quello di poter fare la regata mantenendo il più possibile i ragazzi ai comandi. Quindi diciamo, noi come accompagnatori saremo lì a supervisionare, ma cercheremo di tenere loro ai posti chiave. Allora, sei pronto per questa nuova avventura in barca? Sì, sono pronto, ci divertiamo. Se ci riusciamo vinciamo, se no uguale.